Vicepresidente Di Maio, lei oggi è a Ragusa per incontrare l'amministrazione pentastellata di questa città nell'ottica anche di un giro insomma, elettorale per presentare pure un'iniziativa che è quella della rete tra gli eletti del Movimento 5 Stelle per collaborare tutti insieme, un nuovo passo, un cambio di marcia. Sì, c'è da pensare che quello che ha fatto Federico Piccitto a Ragusa fino ad ora lo ha fatto grazie esclusivamente alle sue forze. Da oggi avrà a disposizione invece 17 europarlamentari per l'europrogettazione, attiriamo fondi europei su questo territorio, 130 parlamentari per difendere il comune di Ragusa dai tagli che fa il governo Renzi ogni anno, oltre a tutta la rete dei sindaci nel resto d'Italia che aiuteranno Federico Piccitto e la sua amministrazione a portare quelle buone pratiche che abbiamo già negli altri comuni. Ci sono alcune tematiche che ovviamente avete portato anche nel corso dell'incontro che avete tenuto con gli eletti locali, reddito di cittadinanza, poi ci sono anche le questioni ambientali. A noi per esempio interessa sapere cosa ne pensate a livello nazionale della possibilità di concedere ancora nuove autorizzazioni per l'estrazione di petrolifere. Questi temi li decide in piena autonomia l'amministrazione, ovviamente noi abbiamo una riunione tecnica che è ancora in corso e sulla quale non posso ancora sciogliere le riserve. Per tutto il resto mi sento di dire che il reddito di cittadinanza è l'unico modo per aiutare a non espatriare i nostri giovani. La Sicilia è una di quelle regioni che paga di più nella fuga di cervelli, che è una vera e propria migrazione di tanti giovani italiani. Noi con il reddito di cittadinanza gli diamo un incentivo per formarsi e entrare nel mondo del lavoro in Italia, quindi impediamo di scappare. Le chiedo soltanto di ripetere quello che ha detto in conferenza stampa per quanto riguarda la vostra posizione in ambito dell'immigrazione clandestina, quindi rispetto alle posizioni che vengono in questi giorni, in queste ore espresse in altre regioni d'Italia. Sull'immigrazione il dibattito è surreale, perché la Lega, che ha firmato una legge che oggi costringe l'Italia a tenersi tutti i migranti che sbarcano qui sulle coste della vostra isola, è quella che oggi dice: io non prendo i migranti. C'è un regolamento in Europa, il regolamento di Dublino, che ha firmato anche Lega Nord e Forza Italia quando erano al governo, che costringe l'Italia a sobbarcarsi tutti gli immigrati che sbarcano sulle nostre coste. Noi vogliamo fare una cosa semplice, modificare questo regolamento, e lo stiamo facendo in Europa con i nostri rappresentanti, per dire: arrivano 100 immigrati sul nostro territorio, 97 se li prendono gli altri paesi d'Europa, 3 se li tiene l'Italia, e così noi abbiamo modo di gestire i flussi in maniera regolare. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che non è in grado neanche di fare la carta d'identità ormai. Pensiamo se può gestire flussi da 400.000 immigrati ogni anno. Devono dividersi gli altri.